Oggi prepariamo un'altra ricetta veramente sfiziosissima, le melanzane alle mandorle e salsiccia. Ci occorrono due melanzane, un po' di sale, pan grattato quanto basta, formaggio pecorino romano, 50 g di mandorle, una cipolla, del prezzemolo, uno spicchio di aglio, un nodo di salsiccia e un panino piccolo raffermo. La prima cosa che andremo a fare sarà preparare le melanzane. Dobbiamo tagliarle a metà, nel senso della lunghezza, e dobbiamo metterle in acqua bollente ad ammorbidirsi per 10 minuti. Ho già messo abbondante acqua in una pentola capiente. Quindi prendiamo la melanzana, la priviamo del picciolo, che è questo qui, e la tagliamo nel senso della lunghezza. In questo modo. Pratichiamo adesso dei segni all'interno della melanzana, così sarà più facile da svuotare in questo modo. State attenti a non bucare anche la pelle, vedete? Così. Quando l'acqua bolle, aggiungiamo un po' di sale. Immergiamo le nostre melanzane, chiudiamo con un coperchio e lasciamo sobbollire per 10 minuti. Dopo 10 minuti, raccogliamo la polpa all'interno di un piatto. La tagliamo grossolanamente con un coltello. E procediamo a sminuzzare tutti gli altri ingredienti, come le mandorle, il prezzemolo. Tagliamo a pezzettini anche il pane, ancora meglio se è pane raffermo. E affettiamo la cipolla. Leviamo la pelle anche dal nodo di salsiccia. A questo punto tostiamo le mandorle. Quindi le inseriamo in una padella abbastanza calda, le rigiriamo per un paio di minuti fino a quando sentiremo l'aroma delle mandorle pervadere la nostra cucina. Significa che sono pronte. Mettiamole da parte. Nella stessa padella possiamo far saltare i nostri crostini, magari non sul pavimento come è capitato a me. Facciamo dorare quindi la cipolla. Come vedete, sto utilizzando sempre la stessa padella. In questo modo non andremo a sporcare troppe stoviglie. Quando la cipolla è bella dorata, inseriamo anche la salsiccia e la lasciamo cuocere per una decina di minuti. Aggiungiamo infine la polpa delle melanzane. Lasciamo asciugare e insaporire sul fuoco per altri 10-12 minuti circa. Oliamo una pirofila, inseriamo all'interno le barchette di melanzana e prepariamo il nostro ripieno. Quindi
le melanzane che sono state insaporite con la salsiccia, il prezzemolo, il parmigiano, il pan grattato. Le mandorle tostate, ne lasciamo circa un pugno, così poi potremo decorare il piatto. E sbricioliamo con le nostre dita anche i crostini di pane, rendendoli quindi un pochino più sottili, ma sempre grossolani. Così daranno quell'esplosione in bocca una volta che le mangeremo, sentiremo quindi il morbido e il croccante. Per un'esperienza sensoriale davvero unica. Mescoliamo quindi tutto quanto e farciamo le nostre barchette, aiutandoci con un cucchiaio. Spolverizziamo infine la superficie con il pan grattato e il parmigiano. Lucidiamo con un goccio di olio e andiamo in forno per 20 minuti circa a 200 gradi, fino a che vedrete che la superficie sarà diventata bella gratinata e dorata. Ed ecco qui le nostre melanzane appena uscite dal forno. Adesso dobbiamo decorare un pochino il nostro piatto di servizio, quindi abbiamo lasciato indietro qualche crostino, lo mettiamo sulla superficie per rendere l'idea che si tratta di un piatto super croccante. Mettiamo anche qualche pezzetto di mandorla tostata. Regaliamo anche un poppo di colore con del prezzemolo tritato. Renderà il tutto ancora più bello. Grattugiamo qualche scaglia di grana padano o parmigiano. E voilà! Il nostro piatto è pronto per essere gustato. È veramente un modo nuovo e originale per gustare le melanzane ripiene al forno. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa ricetta, se l'avete già preparata o se nei prossimi giorni vi diletterete e la preparerete. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento qua sotto se questa ricetta vi è piaciuta e ricordate di lasciare un like per sostenere il mio canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi, mi fa veramente molto piacere e vi ricorderei innanzitutto di attivare anche la campanella che trovate in basso a destra per attivare le notifiche. In questo modo sarete i primi ad essere avvisati quando io metterò una nuova videoricetta e per qualsiasi richiesta scrivetemi. Un bacione a tutti quanti, grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo presto. Ciao!